La fiaccolata è a ricordo delle vittime dell'omo, bi e transfobia. Dal 2004 è stata istituita la giornata internazionale contro l'omofobia. E per istituirla vuol dire che ce n'era bisogno, perché la realtà attuale ancora vede molte pregiudizi legati alla persona LGBTI ed è importante che ciascuno di noi, mettendoci la faccia, sia presente oggi per dare dignità e rispetto a tutte le persone, a tutti i cittadini d'Italia. L'omofobia è presente purtroppo nelle scuole, è presente nella politica, è presente in alcuni gruppi religiosi integralisti e bisogna prenderne coscienza. E prendendone coscienza si può superare il pregiudizio e si può veramente incarnare non solo il messaggio cristiano dell'ama il prossimo tuo come te stesso, ma anche proprio il principio della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che tutti i cittadini sono uguali e tutti devono avere gli stessi diritti. Allora, siamo qui oggi in collaborazione con molte associazioni, tra i Change, Ingagedo, ArciGay, Amnesty International, LUAR, Arcana, tutti qui insieme per due motivi principali. Oggi è il 17 maggio, è la giornata internazionale contro l'omofobia. Siamo qui perché vogliamo, da un lato, commemorare tutte le vittime di omofobia che vi sono state. Non dimentichiamo l'omocausto e tutte le vittime che ha causato, in totale 100.000, e tutte le vittime che giornalmente, purtroppo ancora, ne subiscono violenze omofobe. D'altro canto, siamo qui anche per un momento di festa. Infatti, dalle nostre facce si vede, siamo tutti pitturati, questo è un momento di festa, un momento di orgoglio LGBTQIA, è un momento per dire basta alle discriminazioni, basta all'omofobia.